Io da parte mia le posso dire che l'ho fatta a testa alta e continuo a dirle che l'innocenza è completa, ma con rispetto a quello che lei ha provato come dottore. Quindi più di questo non so che dirle. No, ma le posso assicurare che la vostra innocenza è totale, e glielo dico perché. Questo non perché voglio per forza giustificare. Però è strano che le carte processuali, soprattutto quelle della Suprema Corte di Cassazione, dicano diversamente. E questo è il punto. Allora non so, ha ragione lei o ha ragione la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione? E allora è inutile parlarne perché tanto ho piacere che lei sia tranquillo. Io non lo sono ancora perché mia figlia ha cambiato il carattere. Aveva 11 anni, quest'anno le compie. Ne ha 49, perciò proprio un po' immaginare, anche per un genitore, lei si metta nei panni di un genitore, si metta nei panni delle 85 vittime e dei 200 feriti. 86, ecco. Allora, diciamo così. Per adesso, anzi, diciamo 86. 85. Anche io mi rivedo una vittima in questo momento. No, non può. Con tutto il rispetto per tutto il resto. No. Va bene. Lei rimanga sulle sue posizioni, io sono sulle mie. La mia ragione, la voglia di salutarla. Lei non c'era nessun discorso. No, ma senz'altro, anzi, ho piacere che lei mi abbia riconosciuto, poiché io ho seguito il suo processo dal 97 al 2007, tutti i giorni in aula in Via del Pratello, lei non c'era perché era in semilibertà, ma io c'ero, perciò non ci siamo, mi fa piacere. Non siamo scappati, sì, va bene. Va bene. Va bene. Grazie a voi.